Ciao Fulmini, oggi sono qui per cominciare una nuova rubrica. Pensavo già da un bel po' di fare una cosa del genere, ossia parlare di varie notizie sul mondo LGBT, soprattutto quello trans, che ritengo interessanti e che vorrei discutere con voi. Avevo già fatto una cosa del genere con la storia di John Jolie Pitt, quindi ho pensato che fosse carino anche continuare. Quello di cui vorrei parlare oggi è il gender X è stato introdotto nello stato di New York. Praticamente sarebbe soltanto un terzo gender marker, ossia un sesso da inserire all'interno dei propri documenti da poter assegnare ai neonati oppure da poter scegliere una volta che tu decidi di cambiare i documenti, insomma. Quindi in sostanza a chi sarebbe dedicata questa cosa? Penso soprattutto alle persone intersessuali, dato che comunque alla nascita gli viene sempre assegnato un sesso che sia maschile o femminile, quando la maggior parte delle volte non è una cosa che può essere ristretta a una cosa del genere, dato che appunto sono intersessuali. E quindi assegnare una X invece che andarli a collocare per forza in una delle due scatole che non li rappresenta è molto meglio. Questo ovviamente non vale soltanto per i neonati intersex, ma potrebbe valere anche per una persona intersex. Sex a cui è stato assegnato un sesso alla nascita quando ero piccolo, ovviamente, e adesso che ne so, a 20 anni, 30 anni, 40 anni o quanti ne volete. Questo nuovo gender marker può essere utile anche per le persone che sono non binary e che quindi non vogliono sui documenti né una M né una F perché non si sentono nessuno di queste due cose e quindi decidono di far inserire una X in modo da avere dei documenti neutri. Potrebbe essere utile anche a dei genitori che non se la sentono di assegnare un sesso alla nascita a proprio figlio, propria figlia o figlie asterisco perché vogliono che possa decidere successivamente cosa avere assegnato. Solitamente questo pensiero può venire da persone trans che hanno sofferto a causa del sesso che è stato assegnato alla nascita sui documenti e quindi non vogliono far pesare questa cosa sui propri figli nel caso in cui possano essere trans oppure nel caso in cui possano non volere affatto né una M né una F perché non vogliono successivamente quando sono grandi e poi quando saranno in grado di scegliere per loro potranno mettere quello che vogliono se vogliono cambiare. E questa è appunto una cosa che è successa a un bambino il cui padre F2M, questo è accaduto in Canada se non erro. Solitamente quando esce fuori un gender marker neutro la gente comincia a far polemica. Ci stanno due principali polemiche che escono fuori. Una è il fatto che i medici devono essere in grado di sapere qual è il sesso del bambino. Solamente che questa cosa è abbastanza stupida, perché se si va a pensare al fatto che molte persone trans hanno per molti anni dei documenti che non corrispondono col proprio aspetto, si può arrivare al fatto che non c'è nessun problema se si hanno i documenti non congruenti dal punto di vista medico. Basta dirlo, se io porto mio figlio dal medico perché ha un problema, magari mi metto a parlare con il medico e dico questo è il suo sesso biologico. Ed è la stessa cosa che faccio io quando vado dal medico, perché io ho cambiato i documenti, quindi sui miei documenti ho una M, però se io ho un problema legato a, che ne so, adesso mi sono operato, però magari problemi alle ovaie. Io vado a dire al mio medico, guarda, sono un ragazzo trans, ho fatto questo, 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 io sono nato così, in modo che il medico possa aiutarmi nel miglior modo possibile. Ed è la stessa cosa che fanno tutte le persone trans del mondo se hanno dei problemi che sono legate al proprio sesso di nascita. Quindi se io ho un figlio e gli assegno come gender marker la X, io al pediatra glielo dico, ma al pediatra. Non devo dirlo per forza alla scuola non deve interessare nulla, non devo dirlo per forza, che ne so, al campo estivo se lo segno. Al campo estivo non deve interessare, perché comunque la biologia non è una cosa importante a meno che non si abbia a che fare con il proprio medico e quindi con la salute della persona. La seconda polemica che solitamente esce fuori è il fatto che bisogna essere in grado di riconoscere una persona in base ai propri documenti. Sinceramente io non so come sono fatti i documenti a New York, però prendendo come esempio quelli italiani, sulla carta d'identità cartacea italiana non c'è nessun sesso. Ovviamente quando dico questa cosa nessuno mi crede, però andate a controllare se ce l'avete ancora cartacea, oppure andate su Google e scrivete carta d'identità italiana cartacea, non c'è il sesso. Quindi io l'anno scorso ho cambiato i documenti e ho quella cartacea, dato che non potevo girare con dei documenti con un nome diverso da quello legale. E quindi ho quella cartacea e non ho la tesserina. Sulla tesserina il sesso c'è, sulla cartacea no. Quindi per non so quanti anni che abbiamo avuto la cartacea, non c'è stato il sesso sui documenti. E anche adesso che c'è, non c'è il sesso assegnato alla nascita, c'è il sesso che uno legalmente ha.
perché ad esempio io ho cambiato i documenti, se io dovessi fare la tesserina ci sarebbe una M, non ci sarebbe la F. Il mio codice fiscale è cambiato, non c'ho quello vecchio. Quindi a poliziotto che mi ferma per strada perché non lo so, non deve interessare che il mio sesso segnato alla nascita è quello femminile, deve guardare me. Mi chiamo Richard, la mia identità di genere è quella maschile, il mio aspetto non dice altro. Non c'è nessun problema, quindi non c'è bisogno che sulla mia carta d'identità, nel caso in cui avessi la tesserina, ci fosse una F, anzi, sarebbe anche sbagliato. Quindi andare a dire che sarebbe un problema a livello di sicurezza, eccetera, eccetera, avere una carta d'identità, avere documenti, quello che volete, che ha un gender marker neutro, è una cavolata. Tante persone trans girano per anni con documenti che non sono congruenti con il proprio aspetto. Una persona può girare con un documento che dice Marco, però di aspetto non è un Marco. Lei si chiama Arianna e quindi in quel caso potrebbero esserci problemi in Italia. Però solitamente basta cambiare soltanto la foto. Se tu cambi la foto è quella che vale, non vale il nome. Infatti una delle prime cose che bisogna fare quando si comincia la terapia ormonale e si hanno i vari cambiamenti è di fare una foto nuova e andare a cambiare i documenti, in modo da avere la foto aggiornata per poter dire guarda, anche se non è così, qui c'è la mia foto, sono io. Quindi non c'è nessun problema qua. Quindi boh, ditemi cosa ne pensate voi, per me è una cosa molto positiva, soprattutto per le persone intersex e non binary. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!